In realtà io non è che sia una paladina no trivelle, ho un approccio critico alle trivellazioni in territori fragili, perché noi non siamo in un deserto dove non ci sono risorse tipo acqua, popolazione, agricoltura. Noi invece siamo, e quindi gli impatti ambientali prodotti dalle attività petrolifere sono quasi irrilevanti. Noi invece siamo in un territorio molto diverso, noi siamo in un territorio molto fragile perché è ricco di risorse e di rischi naturali che sono poco compatibili con le attività petrolifere, cioè prima di tutto l'uomo e la sua salute, poi la risorsa acqua che è una risorsa strategica ancora più importante del petrolio perché serve alla salute, il petrolio no, e poi l'agricoltura. E poi ci sono i beni ambientali. Ecco, queste cose non vanno molto d'accordo con le attività petrolifere, che notoriamente sono inquinanti in tutte le loro fasi, dalla ricerca all'estrazione, produzione e poi all'uso di questi materiali. E per cui in questi territori le attività petrolifere devono essere realizzate con molta cautela e rispetto del territorio e del sottosuolo. Quindi bisogna conoscere il sottosuolo, capirne la conformazione e capire i rischi che ci possono essere. Quindi è una cosa abbastanza complessa questa. Pochi giorni fa c'è stata questa infiltrazione in un lago, in un fiume, in Basilicata, con... L'invaso del Pertusillo, sto parlando di invaso. E beh, questa è una situazione molto particolare ed emblematica di quello che sta accadendo, perché il Pertusillo è un invaso d'acqua ad uso umano che fornisce acqua a due regioni, alla Puglia e alla Basilicata. Bene, questo invaso si trova nell'area della concessione Val d'Agri, dove è presente il più grande giacimento di idrocarburi dell'Europa occidentale finora sfruttato in terraferma. E questo invaso è circondato da tutta una serie di pozzi produttivi, non ricordo esattamente il numero, intorno a 27, ma no, sì, dovrebbero essere 27, quelli produttivi eroganti. E quindi dal lato sud-orientale questo invaso appunto è circondato da questi pozzi e poi a monte, poco a monte, a circa 1,8 km, è presente un impianto di desolforazione che emette nell'aria delle sostanze tossiche a base di ossidi di azoto, zolfo, particolato e tante altre cose. E che vengono trasportate dai venti dominanti verso sud-est, cioè verso l'invaso, e che naturalmente ne risente. Fatto sta che questo invaso di acqua, appunto ad uso umano, da qualche anno a questa parte è soggetto a fenomeni di eutrofizzazione, cioè ricchezza di nutrienti a base di azoto e fosforo, potrebbe essere presente anche lo zolfo, che promuovono lo sviluppo di alghe, di sostanze organiche, di alghe, che poi si decompongono, si sviluppano batteri, producono microcistine, che sono delle sostanze cancerogene, e insomma, causano una cattiva qualità dell'acqua. Perché l'eutrofizzazione, diciamo, è un fenomeno che è prodotto fondamentalmente da inquinamento delle acque, perché questi nutrienti, azoto e fosforo, provengono, ecco, da attività antropiche, liquami di fogna non depurati, scarichi agricoli non autorizzati, tutte queste cose qui. Però si aggiunge anche l'attività petrolifera, in quanto dai camini di questo impianto di desolforazione che si trova a monte di questo invaso vengono emessi in aria sia ossidi di zolfo che di azoto. Quindi al fosforo e azoto prodotto da attività antropiche di vario tipo si aggiunge anche l'azoto che viene emesso da questi camini del centro oli e che viene trasportato dal vento in direzione dell'invaso. E quindi in questo invaso da qualche anno a questa parte si stanno verificando questi processi strani, cioè l'eutrofizzazione,
fioriture algali a causa di questa abbondanza di azoto e fosforo, ma è anche presente lo zolfo che acidifica le acque, morie di pesci, colorazioni scure a causa delle alghe, che bene non fanno certamente a quest'acqua, perché poi le microcistine, che sono tossine cancerogene, che si sviluppano a seguito anche dello sviluppo dei batteri legati alla decomposizione delle alghe, sono cancerogene. Per eliminarle bisogna usare alte dosi di cloro superiori ai limiti di legge, e questo non è buono, perché il cloro, una volta nell'acqua e nel corpo, genera i cosiddetti trialometani, che sono sostanze dannose all'uomo, e quindi è una situazione molto complessa e quindi da tenere assolutamente sotto controllo, monitoraggi e così via, e da prendere molto sul serio, ecco. E poi ho dimenticato di dire che in questo invaso sono stati trovati abbondanti idrocarburi. E noi abbiamo fatto delle analisi, questi idrocarburi li abbiamo trovati sia nelle acque dell'invaso, e le ha trovate anche l'ARPAB, e li abbiamo trovati anche nei sedimenti, perché abbiamo studiato i sedimenti, e perché poi quello che viene sversato nell'acqua poi si accumula sul fondo, gran parte almeno si accumula sul fondo, e lo troviamo nei sedimenti, e addirittura nei sedimenti abbiamo trovato concentrazioni di idrocarburi totali superiori a quello che è il limite di legge per i suoli ad uso pubblico e privato. Perché dico questo? Perché per i sedimenti degli invasi, dei laghi, non esiste un limite di legge, ma se esistesse dovrebbe essere di gran lunga inferiore a quello dei suoli ad uso pubblico e privato, perché si tratta di sedimenti che si trovano in un invaso dove c'è acqua ad uso umano, quindi dovrebbe essere di gran lunga inferiore. Invece addirittura quelli che abbiamo trovato noi sono superiori al limite di legge per i suoli ad uso pubblico e privato, e quindi è una situazione che è piuttosto preoccupante.